Per favore, vi chiedo di sedervi tutti. Gentilmente signori, vi devo chiedere di prendere posto. Per cortesia vi invitiamo a prendere posto.

molte librerie, c'erano molti eventi culturali, la possibilità di stare in un luogo dove c'era tutto quello che volevo da lettore vedere, ascoltare, toccare. Gli editori, anche diciamo, quelli che i libri facevo fatica all'epoca, cioè mancava neanche Amazon, a trovare uno a fianco all'altro. Gli incontri, aprivi la guida del mattino e ne incontravi uno dietro l'altro, mi piaceva tantissimo. Ci sono tornato da scrittore e ho capito finalmente perché si va al suono del libro. Non solo per prendere il libro, per discutere del libro, per incontrare il libro, ma per toccare, guardare, ascoltare, annusare l'autore. Non so perché al suono del libro è un posto dove le persone mi toccano ovunque, nonostante io poi sono circondato anche da una scorta complicata da superare. La testa, le dita, mi abbracciano, toccano le spalle, la panza, tutto. E lì c'è la voglia di condividere uno spazio. Il salone del libro è lo spazio dove il lettore, lo scrittore, l'autore, il commentatore, il critico, il presentatore, il redattore, l'editore sono tutti nella stessa piazza, nello stesso stand, allo stesso tavolo a condividere, a toccarsi e a parlarsi. Questa è la magia del salone, stare insieme. Sensibilizzare alla lettura dei libri, alla conoscenza del panorama editoriale italiano è un dovere che noi tutti dobbiamo sentire perché non solo sorregge un'industria importante ma perché è parte rilevante della formazione culturale della cittadinanza attiva ecco perché questo rinnovarsi ogni anno è importante ecco perché Testimoniare la nostra vicinanza con la Fiera del Libro di Torino è fondamentale. E sarà un'edizione speciale del Salone, edizione più divertente delle altre. Le ultime erano un po' noiose, no? Potremmo andare tutto bene, ma in un modo che non si capiva bene. Invece questa è una edizione di combattimento, di, di entusiasmo, di, di, di sì, di sfida anche, no? Abbiamo cambiato tante cose siamo più giovani nel senso che le persone che pensano a questo salone sono più giovani Era giusto, era tempo, con tutto rispetto per tutti e per il lavoro di tutti Però secondo me vedremo delle cose che non, che non immaginiamo E sarà, sarà comunque quello che il salone deve essere Cioè un momento di intensità, di, di energia La gente serve quello, non serve tanto guardare una partita di libri o, o, o farsi firmare qualcosa, serve respirare forza questo lo sarà, sono sicuro. Questo lo sarà e lo sarà anche perché questo mi piace ricordarlo c'è qualcuno che quest'estate, quando si trova a tornare verso la rovina, invece di andare al mare, si messo lì a lavorare con calma. Questa è una roba abbastanza dei torinesi che, che non mollano. E lì in quei momenti lì bisogna avere credere, bisogna avere la propria capacità di reagire bene e poi di lavorare buono. Evidentemente qualcuno l'ha fatto, siamo qui a gli auguri allegramente a questa edizione del. Salone che sarà straordinario. Auguri a tutti. Nel 1993 io sono stato introdotto a questa grande macchina del Salone del Libro, dalla quale da allora non sono mai più riuscito a sottrarmi. E spero di continuare ancora per molti anni. Allora, per me, il Salone del Libro non è a Torino, il Salone del Libro è Torino, è una cosa diversa, nel senso che. È davvero un evento in cui la nostra città totalmente si identifica, tutta la città partecipa. A me è successo in questi anni di sentire eh, l'edicolante piuttosto che il bendinaio che ti chiedono, perché è veramente come, un grande, come se Torino diventasse in quel, in quella settimana. Un paese di un milione di abitanti, ma con le stesse logiche appunto del paese di provincia, dove un evento che accade nella città, nel luogo, interessa veramente e coinvolge tutti. E questa è, secondo me, la grande forza del Salone. È un'emozione sempre identica, perché il Salone è qualcosa di diverso da ogni altro appuntamento letterario: è un luogo d'incontro, è un luogo d'amore, il luogo dove i lettori e gli scrittori possono condividere uno spazio, possono condividere pensieri e, viva Dio, condividere anche sogni. много людей, которые читают, думают. Так что для этих людей стоит открывать им мир книжный и много, много приглашать людей, писателей. Так что успехов! Это un laboratorio unico, un pensatoio del quale tutti noi, in una maniera nell'altra, abbiamo bisogno. Amo molto la città di Torino, ci ho lavorato a lungo alla radio, alla televisione per mesi e mesi e ho finito per amare anche i cittadini della città di Torino. Ho trovato anche molti meridionali camuffati da torinesi, si erano camuffati benissimo. Mi è piaciuta sempre per la geometria delle sue strade e perché è una città che è riuscita a far mettere, a far respirare assieme industria grande, industria e letteratura e cultura. Non è da poche, sono poche le città che riescono a mettere assieme questi due elementi che sembrano ma non lo sono opposti. E poi a Torino c'è il salone del libro. Io ci sono stato tre volte e lì mi sono reso conto come i protagonisti del salone erano i lettori, era la gente che visitava il salone con una curiosità estrema, con una voglia di lettura straordinaria. Una, per esempio, delle cose che mi attirava del salone era il fatto che, pur essendo la gente tantissima, c'era uno spazio di respiro, c'erano degli angoli dove uno poteva restarsene lì a meditare. Ecco, era un equilibrio perfetto. Mi ci sono trovato benissimo. Ora è da qualche anno che non ci vado per raggiunti i limiti di età, ma credetemi che sui giornali fin quando ci ho visto ho seguito tutte le manifestazioni ho reso conto di come andavano le cose nel salone. Ecco, quindi non posso fare altro che formulare i miei più sinceri, veri, autentici auguri per il suo trentesimo anno e soprattutto per il suo futuro. Buongiorno a tutti, davvero grazie per essere tutti qui. Un saluto a tutte le autorità, alle signore, a tutti voi. Eh, sono emozionato e mi scuso, perdonerete tutti gli errori che farò, però è davvero con una grandissima emozione che noi vogliamo inaugurare questo, questa trentesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Per noi, per tutti voi, è una ricorrenza importante, perché noi volevamo dimostrare a tutti il valore di questo nostro salone. Volevamo dimostrare che trent'anni non passano in vano. Volevamo dimostrare che questa città ci crede, ci ha sempre creduto. E quindi tutto quello che in questi giorni vedrete, i libri, gli editori, i dibattiti, sono frutto di questa volontà. Prendiamo il testimone dai presidenti e dai direttori che ci hanno preceduto e voglio ringraziarli perché è anche merito loro se siamo qui a festeggiare i 30 anni. Ma non sono forse i primati quelli che diranno l'importanza di questa manifestazione. La città è cambiata in questi anni, è cambiata da quelle Olimpiadi invernali del 2006 quando capisce che la sua storia, una storia importante industriale del paese, doveva cambiare e intuisce grazie ai suoi amministratori che deve provare a immaginare una storia che creda nel valore della cultura, nel valore della storia, nel valore dell'arte, del cinema, dell'animazione, dell'innovazione. L'intento che ci ha unito alla città è stato proprio questo, di continuare quel progetto, di continuare a crederci. Abbiamo voluto un salone corale, grazie all'impegno dei soci che non hanno mai abbandonato il salone e quindi ringrazio il Comune, la Regione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca Scientifica, il Ministero dei Beni Culturali. E Banca Intesa, che non ha fatto davvero mai mancare il suo sostegno. Ma voglio ringraziare anzitutto gli editori, che dal primo giorno si sono dimostrati i veri, grandissimi amici del Salone. Sono venuti ad agosto a incontrarci, hanno continuato a farlo in silenzio, suggerendo, mandando mail di sostegno. Voglio ringraziare i cittadini che ad agosto ci fermavano per strada, volevano chiederci che il loro salone, perché il loro salone continuasse ad andare avanti e che nessuna, nessuna formula poteva mai cancellarlo. Ma poi c'è stato un gruppo di lavoro straordinario che del salone rappresenta la vera anima, sono tutti coloro che lavorano nella fondazione, sono i consulenti che Nicola Gioia, il direttore del salone, ha messo insieme per immaginare questa trentesima edizione. Lo hanno fatto grazie alle loro esperienze che erano differenti, ma tutte credo legate al fatto di credere nella forza, nel valore della cultura, nella forza, nel valore dei libri. Insomma, è stato un vero piccolo miracolo nella capacità di fare sistema, di credere nella forza del gruppo, di credere di dover dare delle risposte ai cittadini. È un salone che con coraggio apre tutte le sue finestre, grazie agli oltre 1200 incontri che sono in programma e grazie soprattutto a tutti gli editori che esporranno e mostreranno i loro libri. Grazie anche a un'intuizione, quella di portare qui a Torino oltre 80 festival dedicati alla cultura. È la prima volta che crediamo di dover dire grazie a tutte le donne, gli uomini che lavorano in questi festival, che ci mostrano un paese differente, che vogliono, grazie alla cultura, mostrarci un modo di lavorare differente. E poi le tantissime librerie, i circoli, le associazioni cittadine, le biblioteche. Io questa mattina sono arrivato presto al salone, ho fatto un giro, non, si stavano allestendo gli stand e mi sono soffermato proprio al salon, allo stand delle biblioteche per farmi spiegare questo loro progetto. Ed era commovente ascoltare le loro parole, la richiesta di dignità per il loro lavoro. Si tratta di veri e propri avamposti non solo di lettura, di cultura, ma di promozione della vita civile, di educazione alla tutela collettiva dei beni comuni. Perché il salone, i libri, la cultura sono di tutti noi, sono di tutti voi. Chi non legge non sa perché si sta al mondo, ha scritto il 5 maggio scorso su Repubblica Umberto Galimberti. La realtà non è fatta solo di cose, di progetti economici, di pianificazione, ma è fatta di idee, di buone idee, di storia, di sentimenti e i libri sono i custodi più gelosi. Mi sembrano parole molto belle per iniziare questo salone. E per noi è stato importante credere nelle idee, credere nei valori, credere nella cultura. Credere che grazie al Salone avremmo tenuto insieme un tessuto sociale, civile, che ci chiede in mille modi di avere rappresentanza. Noi stiamo provando a farlo, perché rinnovare la cultura passa in primo luogo dalla pratica della lettura, come abitudine da coltivare quotidianamente. E in questo un luogo importante, fondamentale, e la ringrazio davvero per l'attenzione che ha voluto sin dal suo primo arrivo questa mattina dare al salone, voglio ringraziare la ministra Fedeli. L'incontro con il libro è l'incontro con uno degli oggetti principali su cui si fonda la nostra civiltà. È un'esperienza essenziale per la mente, diceva Itolo Calvino, in un saggio del 1984, dove definisce la lettura il rapporto principale, essenziale che abbiamo con noi stessi e non solo col libro, ma con quel mondo interiore che non dice bugie. Se ci si sofferma un attimo a pensarci, credo che siano parole di grandissima importanza, importanza in un momento in cui viene meno la fiducia tra la classe dirigente e i cittadini nel nostro Paese, eppure i libri possono proprio aiutarci a ricostituire quella fiducia. Come conciliare oggi in una società che ci vuole frenetici, costantemente connessi e pronti a dire la nostra su qualunque argomento con il tempo dei libri? Ecco, forse anche su questo dovremo riflettere. Dal 2010 a oggi abbiamo perso quasi 3 milioni di lettori e la maggior parte è costituita da giovani e giovanissimi. Dobbiamo fare in modo di contrastare questa tendenza. Il Ministero dei Beni Culturali, e qui ringrazio Dario Franceschini per essere qui, per tutto l'aiuto e il sostegno che ci ha dato, è impegnato esattamente in questo sforzo, nello sforzo di avvicinare le nuove generazioni ai libri, di creare continuamente presidi dove il libro, il libro sia il vero protagonista. Ma forse tutto questo non è sufficiente. Forse ci vuole davvero un'azione collettiva su più fronti, che parta dai singoli cittadini, dalle famiglie, che passi per la scuola e arrivi a includere tutte le istituzioni e quei luoghi votati alla vita civile. Perché questo, credo, possa portare davvero una nuova stagione al nostro Paese. E deve essere chiaro a tutti che non possiamo più parlare di ricostruzione civile del nostro Paese. Senza pensare al valore e alla centralità della cultura. Ecco perché il Salone si vuole soffermare su alcuni temi, come l'accoglienza, la solidarietà, l'integrazione. E credo che in questo senso vada letta la scelta del tema di quest'anno, oltre il confine. Perché noi vogliamo sottolineare che la cultura e i libri sono momenti di inclusione sociale, ci insegnano ad ascoltare, a conoscere le culture diverse dalla nostra, a rispondere alle angosce del presente. Ma soprattutto a disegnare il nostro futuro. Perché dobbiamo creare una comunità inclusiva, priva di conflitti, al sicuro dalle intolleranze. Quest'anno, come sappiamo, ricorrono i 25 anni di uno dei momenti più bui della nostra storia. I 57 giorni che separarono la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio sono i giorni dell'omertà, del silenzio, del timore di uno Stato che non fu capace di prevenire il ripetersi dell'orrore di difendere i suoi difensori. Gli uomini passano, ma le idee resteranno sempre, aveva detto Giovanni Falcone poco tempo prima di quel 23 maggio del 1992, quando l'Italia fu costretta a fermarsi, sgomenta, incredula di fronte a tanta violenza. E fu Paolo Borsellino, nella sua ultima intervista, a parlare della necessità di una rivoluzione culturale che scuotesse nel profondo le coscienze, che facesse riprendere ai cittadini cognizione della bellezza, dei valori di cui siamo eredi e di quell'ignobile reato di cui questa bellezza fa spregio, strappandola alla proprietà collettiva, inquinando la terra, distruggendo paesaggi unici al mondo, adoperando la violenza e la prevaricazione. Sono parole straordinarie di un grandissimo uomo. Per questo non dobbiamo mai smettere di dar voce a coloro che sono, per fortuna, tantissimi, anche nel mondo della cultura, della letteratura, del cinema, della musica, del teatro, che si impegnano e si sono impegnati in questi mesi e che stanno dietro, credo, a tutto quello che abbiamo provato a fare. Perché solo se ogni cittadino, nel suo ambito di vita quotidiana, nelle sue relazioni sociali saprà schierarsi in modo deciso contro qualsiasi forma di malavita, potremo raggiungere l'obiettivo di una società più sicura, più equa, in cui non valgano i rapporti di forza e in cui nessuno viene lasciato indietro. La solidarietà e la coesione sociale sono infatti l'unica alternativa possibile a un presente sempre più insicuro e instabile che aumenta il rischio di esclusività, di esclusione sociale, di diffusione della criminalità e per porre un freno a questi meccanismi, un alleato essenziale è proprio la cultura, come diceva Paolo Borsellino, linguaggio universale che può aiutarci alla comprensione dell'altro, all'abbattimento delle barriere economiche, sociali, fisiche che la società innalza fra gli individui. Per questo il tema di quest'anno, così ben rappresentato dalla grafica di Gipi è un eloquente messaggio che vogliamo lanciare a tutti noi. Sono le barriere tra il nord e il sud del mondo, tra il benessere e la disperazione di chi sfida, il mare con bambini e neonati, lasciandosi alle spalle qualsiasi speranza di un futuro nella sua terra natale. Sono questi i temi che dobbiamo affrontare, con chiarezza, con coraggio, con forte trasparenza, ma non possiamo non vederli perché solo la consapevolezza del lungo cammino che la conoscenza umana ha intrapreso nel corso dei secoli ci permetterà di affrontare le sfide e i dilemmi di questo nuovo millennio. Non possiamo rinunciare mai ai valori che fondano la nostra cultura, che sono i valori della solidarietà, dell'accoglienza. Se faremo questo, e queste non sono mie parole, non riusciremo a cambiare il punto di vista, non riusciremo a costruire un futuro migliore solidale, equo, giusto. Abbiamo bisogno, scrive Papa Francesco, di più solidarietà e meno egoismo, di capacità di ascolto, di dialogo e non di decisionismo. Dobbiamo tornare tra le persone, dare valore alla loro dignità, ascoltare gli ultimi. Solo così costruiremo davvero un mondo differente. Di Antonio Gramsci quest'anno ricorre l'ottantesimo anno della morte e a lungo si soffermò sull'indifferenza, sui suoi pericoli e a questa indifferenza contrappose principalmente una scelta, il valore della cultura, lo studio, la volontà di impegnarsi, di approfondire, di avere sempre a portata di mano un libro, senza mai fermarsi all'apparenza, alle soluzioni più facili. E quella sua esortazione, istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra partecipazione. Suona oggi più attuale che mai. Abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini, abbiamo bisogno di quello che Gramsci auspicava. Auspicava una riforma intellettuale e morale del Paese, dei suoi governanti. E penso che quello sia il modo corretto di porre oggi il problema. Quella è la prima riforma, il primo obiettivo che dobbiamo porci. Se davvero vogliamo intervenire nella realtà per cambiarla, lo strumento i segni da dare dovrebbero essere chiari. La cultura che sfida tutto ciò che non è trasparente, che non dice la verità, la cultura che critica la ricerca di soluzioni facili, compromissorie, la cultura che difende i principi, che difende questo salone, la cultura che dà Ascolto a tutte le forme di cittadinanza attiva nella convinzione che sia l'unico modo per dare linfa alla democrazia, per ricostruire quel legame di fiducia che si è spezzato. Ecco perché abbiamo scelto di difendere con forza, con coraggio, con passione il nostro salone. Perché siamo convinti che il lavoro intellettuale consente di muoversi in un campo sia morale che sociale, puntando a forme di impegno che possono ugualmente giocare un ruolo importante nello spazio pubblico. Il Salone affronterà quindi molti dei problemi che sediano il nostro presente e il mondo che ci circonda, sperando di avviare un dibattito sulle forme su cui edificare una società solidale, sensibile ai temi della libertà e dell'eguaglianza. Torino sarà, ne sono convinto, uno straordinario laboratorio, dove la cultura incontra anche le migliori esperienze nate in questi anni nel nostro Paese. Italo Calvino diceva che un libro può cambiare il destino delle persone, delle città, delle storie. Per questo il nostro primo intento è stato quello di lavorare cercando di ricucire il legame tra il salone, la città, le sue istituzioni, i luoghi di cultura, le associazioni, perché questo è il Salone internazionale del libro di Torino e un bene comune di tutti i cittadini. Ma per fare questo era necessario che le scelte fossero condivise. Pensate, non istintive, creative, mai burocratiche. Per raggiungere questi obiettivi volevamo, e speriamo di esserci riusciti, ricreare un sistema di valori, tenere fermi alcuni principi. Così, alla fine di luglio, Chiara Appendino e Sergio Chiamparino mi chiesero se avessi voluto partecipare e dare una mano per affrontare la situazione che si era venuta a creare dopo l'annuncio che Milano avrebbe realizzato una Fiera dei Libri. In quel mese di agosto era difficile camminare per Torino ed essere ottimisti. Molti pensavano che sarebbe stato difficile festeggiare il trentesimo anno del Sanone. Molti cercavano le responsabilità in quello che era accaduto. Dopo tante preoccupazioni, il vento è davvero cambiato e il sole splende forte su Torino. E tutta la squadra messa in campo da Nicola. E qui consentitemi ringraziare davvero tutti, tutti coloro di una squadra larghissima che ha saputo accogliere e dare voce a tutte le istituzioni e le associazioni della città. I libri, le case editrici possono esistere solo se hanno intorno idee, contenuti, donne e uomini capaci di credere nella libertà, nell'eguaglianza, nei valori della cultura per questo l'augurio più grande che possiamo fare è che questi giorni di passione per i libri abbiano la forza di unire come mai la città e il paese al suo salone. Sarebbe importante che a maggio del prossimo anno intorno al nostro salone ci fosse un paese che in forma coesa, coerente senza polemiche inutili, avesse lavorato per dare forza al mondo editoriale e a tutti quelli che con passione e partecipazione ce lo hanno chiesto. Permettetemi adesso di ringraziare tutti coloro che hanno permesso di essere qui. Anzitutto voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a dare forza al salone cominciando dal main partner che è intesa San Paolo, la compagnia di San Paolo, la fondazione CRT, il centro per il libro, la lettura, la direzione cinema del MIBACT, l'associazione delle fondazioni di origini bancarie del Piemonte, l'Italian Trade Agency, Ice che ha sostenuto con veramente forza il Salone, la Camera di Commercio di Torino. Non posso ricordarli tutti, ma va il mio ringraziamento. E davvero per concludere, con Mario Montalcini, a cui credo tutti noi dobbiamo moltissimo, vorrei ringraziare il consiglio di amministrazione, Luciano Conterno, Piero Gastaldo, Paolo Ferrero, Raffaella Magnello, Lidia Maria Pizzotti. Beppe Ferrari, che ha saputo non far mancare mai la sua esperienza e la sua vicinanza al Salone. Ma poi un grazie fortissimo va a Nicola, a Marco Pautasso, ad Andrea Gregorio, a Maria Giulia Brizio a Giulia Gabotta, a David Miglietta, a Niccolò Gregnanini, a Laura Saverino, all'Alessandro Dotta, a Maria Antonietta Ritrovato, ad Andrea Findanno, a Massimiliano Prestia, a Massimo Giusio, a Francesco Morgando, a Jacqueline Nidier, a Francesco Tarchetti, a Giulia De Angelis, a Daniele Cardi, a Diomira Fortunato, ai nostri consulenti Andrea Baiani, Giulia Blasi, Paola Caridi e Lucia Sorbera, Ilide Carmignani, Giuseppe Culicchia, Giorgio Gianotto, Alessandro Grazioli, Alessandro Leogrande, Loredana Lipperini, Valeria Parrella, Vincenzo Trione, Fabio Geda, Eros Miari, Mattia Carratello e Rebecca Servadio. Dell'ufficio commerciale voglio ricordare Roberta Siano, Roberta Magnati, Maria Teresa Vivino, Jacopo Folco. La comunicazione deve moltissimo a Nicola Gallino, a Riccardo Porcellana, a Federico Biasio, a Elena Andreasi, a Chiara Bolognese, ad Antonio Neri, a Sebastiana Iannizzotto, a Valentina Rivetti, Stefania Salvo, Giovanna Pellegrini, Massimiliano Montaruli. Sono loro, li ho voluti leggere tutti, insieme ancora agli ultimi, ad Albertina. Di Belle Arti Torino, a Pier Umberto Ferrero, a Cristoforo Meo Kerlò, ad Antonella Cavallo, a Sonia Vacca, a Giorgia De Angelis, ad Alessio Apolli, a Nicola Kostov, a Luca Vicinelli, a Claudia Bugnasco. Scusate, avevo davvero il desiderio di, di nominarli tutti, scusate se ho dimenticato qualcuno. Credo che senza di loro non saremmo qui. Hanno Messo davvero tutta la loro intelligenza, le loro competenze e la loro passione in questi mesi. Hanno fatto in modo che questo sarà un bellissimo salone e davvero grazie a tutti voi. Adesso Nicola La Gioia. Buongiorno. Sono il nuovo direttore del Salone del Libro di Torino e non dormo da una settimana. Ma. ma però vedere quella folla, quella fila lì fuori di lettori stamattina è stato bellissimo. Allora, insomma, pochi minuti fa avete visto i saluti nel video. Di, di Andrea Camilleri, di Lorena Lipperini, di Alessandro Baricco, di, di Carlo Petrini, del premio Nobel Svetlana Alexievich, ne abbiamo raccolti un sacco di, queste, di, questi, di questi contributi, sarebbero stati molti di più se avessimo potuto assecondare la richiesta di tanti grandi autori, editori, donne e uomini di cultura che si sono detti disponibili a manifestare apertamente il loro amore per il Salone del Libro di Torino e il loro sostegno a questa manifestazione. Molte di queste pillole video tra l'altro saranno mostrate nei prossimi giorni prima di ogni incontro pubblico e se ne faccio menzione però è soltanto per ricordare di come in 30 anni il Salone Internazionale del Libro di Torino sia riuscito e a maggior ragione riesca oggi a farsi volere bene da chiunque abbia a cuore il mondo dei libri dentro e fuori i nostri confini nazionali. Perché il Salone non è soltanto il più importante e il più popolare appuntamento editoriale italiano. Quest'anno ci sono più di mille editori, centinaia di operatori culturali provenienti da tutto il mondo, addirittura da quest'anno stanno arrivando, sono arrivati, sono all'IBF, all'Italy, anche i produttori cinematografici e televisivi. Il Salone, oltre a essere tutto questo, è anche uno dei più autorevoli biglietti da visita all'estero per ciò che riguarda la promozione del libro, e della cultura editoriale italiana. Gli amici del Salone del Libro sono una grande comunità di scrittori, editori, filosofi, intellettuali, giornalisti, musicisti, artisti davvero sparsi ai quattro angoli del globo i quali sanno che a maggio puntualmente a Torino Torino e il suo territorio si trasformano in una vera città, mondo, pronta ad aprire le sue porte al mondo intero, come stiamo facendo oggi. Tutte queste persone, che sono tante, lo sanno, amano questa, lo diceva prima Massimo Brai, amano questa idea di cultura così inclusiva e partecipativa. Continuano a darle l'infa e sono pronti a difenderla in qualsiasi momento. Torino e il suo territorio, lo sappiamo, lo abbiamo visto anche oggi, si identificano nel Salone del Libro. E ovviamente, oltre al patto identitario e culturale che c'è fra il Salone e il territorio e oltre alla grande valorizzazione del mondo del libro che il Salone consente, qui, come sapete, sono nate ca molte case editrici, si sono rafforzate anno dopo anno, sono esplosi casi editoriali edizione dopo edizione. Oltre a tutto questo, dicevo, è talmente tanta la gente che riempie il lingotto e Torino durante il salone, che tutto questo dà anche un enorme beneficio e anche un'importante ricaduta economica sul territorio. Così che valorizzare, come stiamo facendo tutti quanti insieme, il salone significa anche valorizzare un'intera area del nostro paese e significa pure tutelare la nostra immagine di italiani nel mondo. Perché? Se chiedete per esempio a Saman Rajdi che cos'è il Salone del Libro di Torino, se lo chiedete a Giun Palairi, se lo chiedete a Luis Sepulveda, se lo chiedete, eh, abbiamo prima chiesto a Svetlana Aleksiewicz, a Marilyn Robinson, al premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, addirittura se lo chiedete a Bono Vox che qualche anno fa era venuto qui al Salone, che cosa accade, eh, potrete subito osservare i bordi delle loro labbra, puntare verso l'alto e poi aprirsi in un grande sorriso. Però è così. Però il Salone del Libro di Torino non sono uh, soltanto i grandi autori, grandi autori e gli esordienti pure, eh, che nel tempo hanno imparato a riconoscerne il valore, a sentirlo come una cosa propria. Sono gli editori, sono i librai, sono i bibliotecari con cui stiamo collaborando. Sono, lo ricordava Massimo Brai, gli oltre siamo arrivati a 80 festival culturali, perché poi crescevano. Questo salone è veramente cresciuto di giorno in giorno durante i mesi. A un certo punto non, non, non sapevamo più dove farci stare che sparsi per l'Italia, appunto i festival culturali che. Quest'anno hanno deciso di darsi appuntamento qui. Sono le scuole, le scuole con cui il Salone intrattiene un rapporto speciale molto sapiente da anni, perché i lettori si formano lì, perché lavorare sulla scuola vuol dire lavorare sul futuro. Ho menzionato gli editori, gli autori, le biblioteche, le librerie, il territorio, la scuola, però il Salone Internazionale del Libro di Torino fondamentalmente lo fanno i lettori. Le centinaia di migliaia di lettori che provenienti da tutta Italia e anche, come sanno gli albergatori, anche dall'estero, ogni anno a maggio animano il lingotto, girano fra gli stand, comprano i libri, assistono agli incontri, chiacchierano con gli autori, con gli editori, con i traduttori, con i redattori, poi escono dal lingotto e se ne vanno in giro per la città. Sono i lettori la nostra vera forza è lo specialissimo rapporto con i lettori, è una storia d'amore che dura da 30 anni, che rende questa manifestazione qualcosa di eccezionale e soprattutto la rende qualcosa di inimitabile. La parola è inimitabile. Sapete, tra l'altro, è anche stato... Voglio dire, sapete quante... Tra l'altro, anche... Un, quante storie sono nate qui, cioè, quante amicizie si sono formate, quante sono nate anche degli amori durante questi anni, gente che si è incontrata al Salone del Libro, poi si è sposata, poi ha fatto dei figli, ora non vorrei attribuire sulle spalle del Salone del Libro anche una responsabilità, come dire, demografica come accadde a Woodstock eh, all'epoca, nove mesi dopo Woodstock ci fu un piccolo incremento demografico, ora insomma, non vorrei eh, caricare il Salone anche di questo compito, vorrei soltanto augurarvi di trascorrere cinque giorni bellissimi qui a Torino all'insegna di amicizia pace, libri, musica, arte e bellezza. Benvenuti alla trentesima edizione del Salone del Libro di Torino. Adesso Chiara Pendino. Signor Presidente del Senato, autorità, signori e signori, grazie a tutti e a tutte. Di essere qui oggi in un momento importante. Non nascondo anch'io l'emozione, che credo sia l'emozione di una città che oggi si raccoglie dopo grandi mesi di lavoro. Calvino scriveva d'una città non godi le sette o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. Fatemelo dire oggi: Torino, una risposta l'ha data e forte. Il salone internazionale che inauguriamo questa mattina è la dimostrazione più bella. Più evidente che Torino non è solo la città del libro, ma è una comunità che va oltre i confini fisici e che ha saputo lavorare per proteggere qualcosa che ritiene prezioso, importante, un vero e proprio pezzo della propria storia, della propria identità. Una comunità che ha saputo reagire e innovare, senza timore di fronte al cambiamento e che proprio dalla necessità di cambiare ha tratto la sua grande forza propulsiva. Intorno alle pagine scritte e al mondo dell'editoria si è così coagulato un entusiasmo corale, una passione che ha contagiato tutti: dalle istituzioni, e ringrazio i Ministeri della Cultura e dell'Istruzione, la Regione Piemonte, il Comune che rappresento, ma non solo le istituzioni: gli autori, i lettori, gli editori, i lettori e le tante realtà pubbliche e private legate all'universo della cultura. Un grazie davvero di cuore va davvero a chi e tutti coloro che hanno creduto in questa bellissima impresa. Che con il presidente Massimo Bray e il suo vice Mario Montalcini, e con la creatività e l'energia del direttore Nicola Lagioi e la sua squadra, oggi può davvero festeggiare, con serenità, con orgoglio, il suo trentesimo anniversario e guardare anche con grande ottimismo al futuro. Parliamo infatti di un'iniziativa che fece i primi passi alla fine degli anni Ottanta, grazie alla lungimiranza di Guido Accornero che la ideò insieme ad Angelo Pezzana. Vorrei ricordare e ringraziare Ernesto Ferrero e Rolando Picchioni, che per anni hanno condotto la complessa macchina del Salone. E un grazie anche a chi negli anni ha rappresentato le istituzioni che oggi rappresento, che hanno creduto nella forza del Salone. Tutti insieme, credo di poter dire, abbiamo superato ostacoli che solo qualche mese fa apparivano invalicabili e che sembravano mettere a rischio la realizzazione stessa di questo evento, che non fa solo parte della storia di Torino. Fa parte di questa nazione. Oggi siamo qui tutti a presentare una kermes rinnovata, più vitale e vivace, che si rivolge anche e soprattutto alle nuove generazioni, ricca di novità editoriali e aperta a contaminazioni che abbracciano la produzione culturale nella sua complessità. Libri, certo, ma non solo. C'è la musica, il jazz, comunicazione digitale, innovazione, economia e tanto altro ancora che scopriremo in questi giorni. C'è una sezione off che, con centinaia e centinaia di iniziative, abbraccia l'intera città che a sua volta, sono certa, saprà ricambiare con il dovuto affetto, interesse e grande partecipazione. L'obiettivo credo sia chiaro, portare pagine di letteratura contemporanea in mezzo agli studenti, alle famiglie, in una dimensione fruibile e aperta a tutti. Quello tra il libro e la nostra città è un legame forte che dà sostanza alla vocazione culturale più autentica. Qui nel Novecento, lo ricordava anche Nicola, sono nate alcune tra le maggiori case editrici del nostro Paese che hanno contribuito a diffondere valori nello spirito di trasformare la cultura da editaria ad accessibile, svincolandola dalla politica commerciale del libro di consumo, senza cedimenti sulla qualità, e guardando oggi con grande interesse alle potenzialità della tecnologia. Nell'era della globalizzazione dei mercati, che scorre veloce, l'economia della nostra città si è almeno in parte rinnovata, in una metamorfosi che la resa più accogliente, in grado di mettere in mostra le bellezze di un patrimonio artistico e museale più unico che raro, di cui siamo ovviamente orgogliosi. Torino non smetterà mai di scommettere sulla propria crescita culturale. Cesare Pavese definì Torino come una città della fantistaticheria per la sua aristocrazia compiutezza composta di elementi nuovi e antichi, della regola per l'assenza assoluta di suonature, della passione, dell'ironia per il suo buon gusto nella vita. Sì, è una città così, dove tradizione, rigore e serietà si mescolano quotidianamente a passione e capacità incessante di produrre innovazione. Il libro e il suo salone trovano a trent'anni, e ne sono sicura continueranno a trovare negli anni a venire, la casa ideale, la propria casa. Aperta sempre a ogni iniziativa che possa diffondere il sapere attraverso la lettura. Questo è il valore di Torino, questo è il valore del nostro Salone del Libro. E davvero tanti auguri ai 30 anni e buon Salone a tutti. Grazie. La parola a Sergio Giamparino. Buona giornata a tutti, un saluto particolare, un ringraziamento per essere qui al Presidente del Senato Piero Grasso, al vicepresidente della Camera Di Maio, a tutte le altre autorità civili e militari, non le citerò tutti, che sono qui ampiamente rappresentate e ne sono lieto. Un saluto amichevole e particolare lo vorrei fare a Piero Fassino che è qui, non solo per amicizia ma anche. Non solo per amicizia che peraltro vale, insomma, ma e anche per altri naturalmente, ma anche perché ha avuto come sindaco di questa città un ruolo importante in un momento cruciale per la storia trentennale del Salone del Libro. Eh, qualcuno mi ha fatto notare, e ha ragione, che io di queste inaugurazioni eh, ne ho già fatte tante. Qualcuno potrebbe anche dire troppe e avrebbe pure ragione. Eh, però vi devo dire che questa eh, la vivo soggettivamente e anche oggettivamente con una particolare emozione, eh, che, perché vedo dietro a questa trente, trentesima edizione del Salone del Libro uno scatto di orgoglio di comunità che se devo andare indietro nel tempo mi ricorda il periodo delle Olimpiadi. Cioè se io dovessi dire un periodo in cui ho trovato uno scatto così profondo di orgoglio, ecco, devo andare nella mia memoria a quel periodo. E cito un esempio, e così con questo ho anche l'occasione non formale, non rituale, per salutare e ringraziare il Presidente del Consiglio regionale eh, Mauro Laus e i consiglieri regionali che sono qui presenti e tutto il Consiglio e l'Assessore Antonella Parigi per questa operazione. Fatta dal Consiglio regionale, che se si vuole è piccola come quantità finanziaria, ma molto significativa: dei buoni di gratuiti di lettura per gli studenti, perché questo me lo faceva notare il presidente del Centro per la Lettura del Libro. Eh, dicendo ha avuto una bella idea, ha detto: No, l'idea non è stata mia ed è più importante perché è stata l'idea dei rappresentanti di una comunità e questo è più significativo di quell'orgoglio di comunità a cui facevo riferimento. Eh, una. Un, un, Diciamo Un evento come questo, così radicato, non può essere frutto di improvvisazione, frutto di un lavoro, di una storia, l'hanno già ricordato, l'ha ricordato Chiara adesso, l'ha ricordata eh, Massimo Brai, quindi io mi, mi associo ai ringraziamenti che sono stati fatti e non li ripeto, eh, da Guido Accornero fino a Giovanna Milella, eh, Ernesto, Rolando Picchioni, Ringrazio il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca dei Beni Culturali che ci ha seguito, aiutato, sostenuto. Vorrei un abbraccio particolare vorrei dare a Massimo Brai e a Nicola La Gioia perché si sono buttati con tutto il Consiglio di Amministrazione con Mario Moltaccini si sono buttati a corpo morto in un'operazione che diciamolo all'inizio diciamo era una scommessa ardita e non, non, non sappiamo come andrà a finire, non sappiamo come andrà a finire, ma certo si sono buttati con la convinzione che può venire soltanto da una grande passione, da una grande passione per la cultura e quindi l'abbraccio vorrebbe essere per questo. Finisco perché voglio dire due cose sul futuro. E sul futuro Qui hanno citato molti, io cito mio nonno che quando mi insegnava a giocare a bocce mi diceva: i punti a scunto quando le bocce sono ferme, cioè i punti, traduco in simultanea: i punti si contano quando le bocce sono ferme. E questo vale anche per il libro, vale per qualsiasi manifestazione. Se buongior, posso aggiungere che se il buongiorno si vede dal mattino, io penso che possa essere una buona giornata. Eh, aggiungo una cosa, eh, 30 anni fa quando fu pensato il salone del libro non fu pensato come un evento commerciale, fu pensato esattamente perché si credeva nella lettura, nel libro, nella cultura come è stato detto benissimo da altri e io non ripeto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo continua a essere il nostro interesse, il nostro obiettivo per l'Italia per l'Italia, non solo per Torino, per il Piemonte. Quindi come possiamo non essere disponibili a discutere la possibilità per cui attraverso le quali in Italia si possano allargare, ampliare, articolare, rafforzare le possibilità di accesso alla cultura attraverso la lettura del libro. Siamo pronti a farlo. Partendo però da un punto io stamattina venendo a meno a uno dei miei adagi, cioè esagerumbanè, come vedete faccio sempre citazioni molto auliche, no? non esageriamo, forse un po' esagerato, perché ho detto che pensare che a Torino, in primavera, non ci sia il Salone del Libro è un po' come pensare allo Skyline di Torino senza la Mola Antonelliana, non ci è riuscito neanche il tornado del 1954. Quindi io credo, credo, credo che sarà un po' esagerato per ragioni strutturali, però credo che questo radicamento identitario del Salone del Libro di Torino sia... E debba essere per la comunità della cultura nazionale un punto fermo da cui partire per costruire tutti i discorsi, le collaborazioni, le ipotesi di sviluppo della lettura del libro e della cultura in Italia. Buon salone a tutti. Prima di dare la parola a Valeria Fedeli permettetemi di ringraziare anzitutto la RAI che sta seguendo e seguirà da vicino tutti gli avvenimenti del salone e i moltissimi giornalisti che sono qui tra di noi. Scusate se non l'ho fatto prima. La parola a Valeria Fedeli. Caro Presidente Grasso, caro Vicepresidente Di Maio. Ministro Franceschini, Presidente Chiamparino, Sindaco Appennino, Presidente Brai, Direttore La Gioia, e grazie a tutti voi di essere qui. Vi saluto con grande eh, affetto. Devo dire che festeggiare oggi 30 anni, e ovviamente, grazie anche al Vice, vedo che mi stai guardando, non volevo dimenticare nessuno, adesso sono tutti stati fondamentali. Ringrazio poi il Presidente che li ha. Detti tutti i nomi, però considero davvero importante questo appuntamento di oggi e i 30 anni trascorsi. I numeri già dicono molto, cominciare proprio da questi 30 anni di trascorsi, senza che mai Torino abbia fatto mancare il suo prezioso contributo allo sviluppo e alla diffusione della cultura italiana e internazionale. Solo per citare altri numeri, già fristi, già anche detti, faccio veloce, 1220, 469 espositori e oltre mille case editrici, compresi per la prima volta, lo voglio sottolineare, un ulteriore segno d'attenzione riservata anche all'estero a questo appuntamento, i 33 editori francesi oggi presenti qui a Lingotto, perché anche questo è un segno di questo appuntamento, ma i numeri non dicono tutto. Ma sarebbe tutt'altro che superfluo, proprio qui, proprio oggi, esplicitare il senso profondo di questi numeri, un senso che ha a che vedere non solo con la quantità, ma con la qualità, la qualità, oserei dire, della nostra vita, del nostro presente e del nostro futuro. Ha detto il filosofo Theodor Adorno che proprio Auschwitz nessuna poesia sarebbe più stata possibile, nessuna nuova attività creatrice. È così? Prima di quei terribili campi di concentramento, prima dell'orrore dei forni, il regime nazista pianificò e portò avanti un'operazione fatta di propaganda, di falsi veicolati in modo, prima sporadico e poi via via sempre più massiccio, a cui si è aggiunto un fenomeno ben preciso, il rogo dei libri. Eccole le radici del male. In missione sotto e poi sempre più prepotente di falsi e la cancellazione degli strumenti più pericolosi per chi teme la libertà di pensiero e di espressione, il più largo possibile accesso alla cultura, l'emancipazione all anche per chi parte da situazioni economiche svantaggiate. E allora no, dopo Auschwitz si può e si deve fare poesia, filosofia, si può e si deve proseguire tanto con le indagini scientifiche quanto con gli approfondimenti giuridici, le riflessioni letterarie e storiche, le attività artistiche tutte. Tanto più dopo Auschwitz e aggiungo tanto più oggi. E non lo dico perché ancora nel mondo c'è chi non solo mette all'indice i libri per perseguire i propri disegni di orrore, ma lavora per vietare, tu cur, l'istruzione. Un esempio per tutti: il gruppo terroristico Boko Haram, che in lingua hausa significa vietata l'istruzione occidentale. Il quadro è più ampio e riguarda anche noi, noi occidentali. Noi che abbiamo un sistema di istruzione garantito e obbligatorio, per fortuna aggiungo io, per le ragazze tra i 6 e i 16 anni e il libero accesso per giovani adulti a un sistema di informazione grazie alle nuove tecnologie e all'accesso al web potenzialmente illimitato. Il quadro, possiamo ben dirlo, presenta molte luci, ma anche mancano, non si possono non sottolineare le ombre. E allora torniamo al valore dei libri, torniamo al valore dell'istruzione. Ne siamo tutti consapevoli? E aggiungo, siamo consapevoli del loro legame tra istruzione, cultura e libri? Apparentemente sì, sia per quel che riguarda la prima di domanda come per la seconda questione, ma proviamo a guardare le cose più da vicino. Per quel che riguarda la prima, l'ultima indagine Istat sulla lettura nel nostro paese ci dice che solo il 5,7% degli italiani legge almeno un libro al mese e quasi la metà delle famiglie possiede in casa non più di 50 libri in tutto. La seconda, a scuola si studia prevalentemente su dei libri, idem per chi frequenta le biblioteche, ma poi ci sono non solo gli ebook. Evoluzione digitale dei libri che sempre secondo l'Istat viene scelta dal 7-3% dei lettori, ma anche, ripeto, quel potenzialmente illimitato materiale consultabile sul web, tanto accessibile quanto alle volte così poco, lo sottolineo perché è un tema politico dal mio punto di vista poco verificabile. Continuo allora a portare avanti in parallelo le due questioni, il valore dei libri, il loro ruolo nel sistema educativo e formativo. Nel non esaltante quadro offertoci dall'Istat, i lettori, per così dire, più forti sono le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. È vero, anche loro hanno registrato un calo, ma nel complesso il fenomeno che si evidenzia è che alla di età adulta, la di manmano, guardando alla fascia di età adulta i lettori man mano calano. E credo di non sbagliarmi se dico che tale fenomeno ci indica da un lato la fondamentale funzione del sistema di istruzione, perché non è un caso se i lettori forti sono quelli che escono dal sistema di educazione primario e dall'altro lato la necessità di operare con maggiore incisività sulle fasce di età successive alla scuola dell'obbligo. Quindi sto parlando della formazione continua degli adulti, che è un tema decisivo. E sono convinta che accanto al ruolo insostituibile che svolgono scuole e università ci possa e debba essere un altrettanto prezioso ruolo giocato da case Editrice e da quanti, come da anni dimostrate con questo salone e con la fondazione per il libro di cui anche socio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contribuiscono a fare, creare e diffondere cultura. Una cultura che deve continuare a fondersi su basi solide, come soltanto i libri possono essere. Io questo lo voglio proprio sottolineare, perché nella rete è facile perdersi, nella rete è facile rimanere imprigionati proprio nel momento in cui si ha l'illusione della massima libertà di movimento e di pensiero. Il sistema educativo è al cuore della creazione di domanda di cultura, sia essa ad esempio una maggiore propensione alla lettura, un maggior accesso al patrimonio culturale e un, ma un maggiore consumo di produzioni culturali di qualità. Il MIUR è al lavoro proprio su questa direttrice. Vogliamo e dobbiamo investire in maniera sempre più diretta e convinta sulla relazione sinergica strategica tra educazione e cultura. Vi spiego cosa intendo e cosa possiamo fare per rafforzare questa relazione nel tempo. Prima di tutto stiamo investendo sugli spazi per l'accesso alla cultura. Uno dei bandi di maggior successo rivolti alle nostre scuole è stato, e ne sono molto felice, il bando sulle biblioteche scolastiche innovative contenute nel piano della scuola digitale. Oltre 3.300 scuole partecipanti e a progetti di grande valore che hanno messo in rete biblioteche scolastiche e biblioteche di pubblica lettura dei comuni. Testimoniano tutto questo come l'accesso alla cultura possa davvero diventare un investimento nel territorio. La partecipazione è stata di una qualità così elevata che abbiamo deciso di aggiungere, rifinanziare una seconda volta il bando. Quindi ho scelto di annunciarlo qui oggi che con 2-5 milioni di euro aggiuntivi arriveremo a finanziare le prime mille biblioteche scolastiche in rete tra loro e con il territorio e annunceremo i vincitori a giugno in un evento pubblico, perché anche questo poi è passare dalle parole ai fatti. La promozione della lettura ritorna ad essere un passaggio chiave del percorso educativo, un investimento da 180 milioni di euro sulle competenze di base e altri... 80 milioni di euro sulla cittadinanza digitale permetteranno ad ogni scuola di promuovere la lettura anche affiancandola ad un uso corretto delle fonti di informazione in rete. Infine, vi è il rapporto con il patrimonio culturale nella sua interezza e nella sua declinazione più ampia. Siamo un paese straordinario, un paese in cui la biodiversità delle manifestazioni culturali per Vado Ogni Territorio, per valorizzare questa condizione unica e avvicinare con convinzione i nostri giovani alla cultura, abbiamo investito 80 milioni di euro sull'educazione al patrimonio culturale. 4.000 scuole, in partenariato con enti locali, potranno lavorare per valorizzare il patrimonio, interagendo con esso, creando nuove forme di accesso per altri giovani o interpretazioni innovative di un bene culturale un grande progetto nazionale, si chiama Curatela, per mettere la scuola al servizio di un grande esercizio di riappropriazione della cultura. In quest'epoca, in cui abbiamo a disposizione 24 ore su 24, a portata di mano nel vero senso della parola, grazie agli smartphone, da cui non ci separiamo mai una mole impressionante di, teste, di testi e immagini, il tema dell'affidabilità di informazioni, nozioni, resi conti, teorie, va assumendo una portata e una centralità mai riscontrate nella storia. Si tratta di un tema il cui fenomeno, delle cosiddette fake news, è la faccia più evidente, nell'immediato più pericolosa, ma che non si esaurisce qui. Quando ci si illude di sapere, perché si possono accumulare centinaia di informazioni in breve tempo, quando si studia soltanto su una, tra virgolette, enciclopedia di cui è impossibile avere una certificazione, quando ci si illude di poter svolgere anche il lavoro intellettuale affidandosi all'operazione di un robot, di un motore di ricerca, è il senso stesso delle parole conoscere, capire, comprendere che rischia di venire meno e quando vengono veicolate informazioni false. Con l'obiettivo di ingenerare confusione o addirittura discredito, ad essere in gioco non è soltanto il livello e la qualità del sapere diffuso. È lo stesso sistema democratico ad essere in pericolo. E allora, ancora oggi, aggiungo avviandomi a concludere, l'antidoto a questa minaccia sono i libri. La lettura che offre e che richiede approfondimento, che non concede scappatoio nel fluttuante mondo digitale, sono i libri quale che sia il loro formato, perché in oltre duemila anni di storia, che fossero rotoli di papiro o poi codici redatti da manuensi, volumi stampati e rilegati o ebook, i libri hanno mantenuto fede alla loro funzione, quella di aprire e aprirci ad un mondo sempre nuovo e a mondi sempre nuovi, di far conoscere noi a noi stessi, di metterci in comunicazione gli uni con gli altri, di farci volare con la fantasia e dimenticare la nostra natura finita e però anche di ricordarci che siamo non solo parte di una comunità, ma una particella di un insieme che non si esaurisce nello spazio e nel tempo racchiuso nei nostri confini. I libri sono lo strumento che ci aprano i stessi agli altri, sono, chiudo citando il bel titolo che avete scelto per questa trentesima edizione del Salone, quello strumento, oserei dire, magico, che, che contro ogni logica puramente materialistica ci consente di guardare oltre il confine, quindi ci apre noi stessi al mondo. Grazie di cuore. Grazie. Valeria, Dario Franceschini. Eh, grazie davvero a tutti. Eh, Beh, nella giornata di, 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 di chi ha un'attività istituzionale ci sono dei momenti che hanno un valore istituzionale, appunto dei momenti che hanno anche un valore affettivo e la mia presenza qua ha davvero anche un valore affettivo. Io sono venuto al Salone di Torino da visitatore, con la curiosità del visitatore, da autore, con l'emozione dell'autore. Da, da ministro con, con il piacere e l'onore eh, di, di tornare da ministro. Peraltro pensavo questa mattina che è il quarto anno che venga, è un record assoluto che dimostra come in Italia ci sia bisogno di governi che durano di più, perché quattro anni non deve essere un record per venire, per venire a, rappresentare, a rappresentare il governo. E, e quindi conosco bene la, la forza di, del Salone, il radicamento, il legame così vissuto e vero, autentico cresciuto in questi 30 anni co con la città. Eh, la qualità è fantastica di questo programma, la quantità degli appuntamenti, le iniziative nuove come quella molto bella tra le tante sui, sui festival, eh, per la prima volta mettere a rete e far incontrare una quantità enorme di, di festival letterari, piccoli e grandi che ci sono in giro per il paese, davvero insomma è una prova che non è soltanto una ricorrenza di 30 anni, ma è un percorso che ha portato col tempo, come è indispensabile per le cose, ad affermarsi come un punto di riferimento insostituibile nel Paese. Io penso che in questo settore, come in altri settori, non è una frase retorica, anche se la usiamo troppo spesso, si debba davvero recuperare la capacità di fare sistema. Non possiamo rassegnarsi, come a volte capita, a competere grandi editori contro piccoli editori, eh, eh, librerie eh, piccole contro librerie grandi, librerie contro mh, vendita del libro online, a competere tutti eh, in un eh, settore che, come se potessimo rassegnarci, non sembra non avere possibilità di allargamento. Parlo dei, dei lettori, parlo del fatto che come sapete, abbiamo un ritardo come sistema paese rispetto al numero di lettori di altri paesi. Io penso invece che dobbiamo tutti insieme concentrarsi, più che a competere su una cosa che mi immaginiamo non abbia possibilità di diventare più grande, a fare diventare molto più grande la platea dei lettori nel nostro paese. Noi abbiamo fatto un, molte cose, eh, qui l'abbiamo appena riconfermato il presidente del, del Centro per il Libro luoghi in cui collaborano i due ministeri, che è un libraio, un libraio storico del nostro Paese, abbiamo triplicato le risorse, insieme al MIUR stiamo facendo tra le varie cose libriamoci, che, che da in qualche anno ha coinvolto ormai migliaia di scuole nelle letture ad alta voce, stiamo anche lavorando con, insieme al MIUR, al Ministero della Salute, con un progetto che vuole davvero valorizzare la lettura dall'inizio nella fascia 0-6 anni il progetto Nati per leggere, altri che ce ne sono in giro per l'Italia perché che è dimostrato insomma, ormai in modo scientifico che cominciare a leggere da bambini, addirittura nei reparti di maternità con la lettura ad alta voce aiuta a portarsi dietro la lettura per tutta la vita, eh, la città che legge che viene presentata qua se non sbaglio con insieme, insieme a Lanci, il, le cose fatte con l'associazione italiana editori, da ultimo... Firmato eh, presentato perché l'abbiamo firmato un anno fa: presentate le iniziative conseguenti a quella firma eh, presentata mercoledì scorso le cose che le diverse televisioni nazionali italiani, italiane faranno sul tema della lettura. La prima volta che sono venuto a Torino da ministro eh, ho detto una cosa che mi sembrava scontata: ne è nata una grande polemica. Eh, le, le televisioni nel nostro Paese, hanno una parte di responsabilità negativa nel non avere aiutato, non solo non aver aiutato la lettura, ma aver allontanato dalla lettura. Eh, e, quella, e quel ritardo, dissi dis in quell'occasione, doveva essere colmato con un'azione positiva, virtuosa. Stati fatti i passi avanti, abbiamo messo insieme, forse l'hanno detto gli stessi presidenti o direttori delle, delle diverse reti televisive, non è capitato quasi mai di mettere insieme... Eh, Mediaset, la 7, Sky, la Rai, un lavoro di diverso tempo coordinato dal ministero. Adesso sono partite le iniziative, alcune comuni, soprattutto nella parte promozionale, alcune promosse direttamente dalle televisioni. Attraverso campagne promozionali, attraverso l'uso di testimoni, attraverso l'inserimento della lettura, che è la cosa assolutamente più importante: non in trasmissioni eh, guardate già dai lettori forti, che ci sono, che è bene rafforzare, ma che non allargano il pubblico, ma il più possibile introdurre il libro, la lettura, nella televisione generalista, farla diventare uno strumento, usare la televisione per, per valorizzare la lettura. E mi pare che insomma, da questo punto di vista si possa andare avanti, io continuo a pensare, ed è una riflessione che non riguarda, riguarda veramente lo strumento della lettura, eh, bisogna avere la consapevolezza che noi viviamo in una società in cui è tutto diventato più veloce, la società del tempo reale, della rete, del multitasking, tutto è accelerato, se noi guardiamo un film o ascoltiamo musica di 40 anni fa ci sembra tutto enormemente lento, se la facciamo vedere a un ragazzo non riesce a reggerlo quel ritmo lento, perché è tutto frenetico, è tutto di corso, è tutto accelerato, oltre al multitasking. La lettura non può diventare più veloce, non si può leggere più in fretta e non si può nemmeno leggere il multitasking. Forse si può ascoltare un po' di musica, ma non si può leggere e contemporaneamente fare altre cose. E quindi questa, che può sembrare un grande limite, che se non è valorizzato nella sua eccezionalità, diventerà un limite. Deve diventare uno strumento da valorizzare, la lettura come una pausa che ti prendi in un ritmo frenetico, accelerato, veloce, una pausa esclusiva di lentezza. Una pausa esclusiva di lentezza, anche la campagna promozionale, lo spot che vedrete, che manderanno tutte le televisioni, punta a questo, è un momento di pausa nel frastuono della velocità. Esclusivo. E quindi il valore, non un limite. Insomma, si allargare la platea e, e soprattutto mi voglio fermare qua, eh, un'idea sulla quale stiamo lavorando, io ho sempre cercato nel, nel, nel mio lavoro da ministro eh, di non annunciare delle cose che sono in preparazione perché poi nella semplificazione della comunicazione sembra una cosa già fatta, poi dopo c'è la lamentela perché non è fatta, quindi voglio come dire, derogare a questo principio dicendo è un'idea, lo, lo dico per i giornalisti, è un'idea sulla quale stiamo lavorando. Non è una cosa immediata, ma insomma c'è ancora questo tratto finale di legislatura, ci, ci sarà la prossima, il prima possibile. Ma dobbiamo andare come sistema in questa direzione. Noi abbiamo eh, come paese un sistema di aiuti importanti, forti, al cinema, a tutti i settori del cinema: la distribuzione, gli esercenti, la produzione, eh, i giovani autori, che è stato mh, recentemente. Eh, valorizzato sia in termini di risorse che di nuove regole con la nuova legge sul cinema. Eh, stiamo, il Parlamento sta lavorando sulla nuova legge per lo spettacolo dal vivo e quindi lo Stato aiuta il cinema, aiuta anche la prosa, la lirica, la musica, è giusto, con risorse impegnative, peraltro. Questi sono settori eh, su cui una volta tanto c'è stato un clima meno teso tra maggioranza e opposizione e in qualche caso anche un voto più allargato. Lo dico al Vicepresidente Di Maio, è una cosa importante perché dobbiamo, nella fisiologia dello scontro politico, individuare dei temi che condividiamo tutti nell'obiettivo e quindi poi ognuno mette la propria idea a disposizione di come, di come raggiungere quell'obiettivo. E mi pare che sul cinema, e spero sullo spettacolo dal vivo, ci sia, ci sia questo spazio. E qui io dico: se aiutiamo un film con contributi pubblici, se aiutiamo un'opera lirica, perché non dobbiamo aiutare un libro? Perché non dobbiamo avere uno strumento di incentivi, di sostegno, se il libro è uno strumento culturale come gli altri, anche importato da quei modelli, per cui noi aiutiamo l'autore, il giovane autore esordiente, la casa editrice, il festival, la libreria, la biblioteca, esattamente come aiutiamo tutte le categorie della filiera del cinema e dello spettacolo dal vivo. Perché non arrivare a questo? Ci arriviamo molto tempo dopo gli altri settori, ma se c'è una logica... Ci cioè, aiutiamo i consumi culturali, aiutiamo quelli che nel mercato, perché di mercato parliamo, il salone in fondo per una parte è fiera, me, aiutiamo quello che è, insomma, per, per ciò che vende, è anche, anche prevalente valore culturale. Insomma, penso che su questo si possa lavorare e, il, e si debba lavorare con molta convinzione, sapendo che non ci si deve rassegnare a questa idea di un paese così... Orgoglioso, giustamente, del proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, ma per troppe volte rassegnato alla contraddizione di essere un paese in cui si va al cinema meno di altri, si ascolta musica o si compra musica meno di altri, si va a teatro meno di altri, si legge meno di altri. Non è così. E allora, ogni intervento che noi facciamo, quello almeno che io ho cercato di introdurre in una parte del ministero, dalla domenica, eh, prima domenica gratuita nei musei, al, al mercoledì a 2 euro al cinema, a tutte le diverse iniziative, un settore aiuta l'altro, non ci deve essere competizione. E l'unico. Investire in, in consumi culturali allarga sempre, perché ti cresce il bisogno che hai dentro. Perché una persona che va al cinema è anche più facilmente una persona che va a teatro, una persona che va a teatro è più facilmente una persona. Che legge un libro, una persona che legge un libro è più facilmente una persona che si avvicina a tutti gli altri consumi culturali. E quindi questo lavoro dobbiamo farlo insieme. Penso che sia un terreno su cui sia possibile eh, collaborare, trovare insomma, delle, delle forme di consenso sociale e politico molto diffuse. E credo che il successo di Torino, questa edizione si presenta dalla qualità del programma e anche dai primi numeri che abbiamo letto, come un'edizione di grande successo. Sarà la dimostrazione che si può fare. Grazie. Vorrei ringraziare la signora Di Domizio, che è qui accanto a me, che ci ha accompagnato e ci accompagnerà con il linguaggio dei segni, e chiedere al Presidente del Senato, Pietro Grasso, di chiudere questa nostra presentazione. Autorità, gentili ospiti, cari amici, eh, ragazze e ragazzi, signore e signori, è per me un vero piacere e un onore poter partecipare a questa inaugurazione della trentesima edizione del Salone internazionale del libro. E vorrei innanzitutto ringraziare i relatori che mi hanno preceduto, che ho ascoltato con molto interesse, e tutti coloro che hanno contribuito, l'elenco è lungo e eh, me ne compiaccio, alla realizzazione del, di questo evento. I curatori, gli editori, i lettori soprattutto che oggi saranno presenti e eh, anche nei prossimi giorni e tutti coloro che verranno numerosi a visitare questo salone. Un ringraziamento particolare lo voglio fare anche a tutti i librai. Libra Italiani che seppur apparentemente nell'ombra, ma qua ho capito che non hanno ombra, hanno anche una, una, un, un luogo di, di incontro, quotidianamente con le loro grandi e piccole librerie alimentano quella formazione, istruzione permanente nel nostro paese. E il Salone può considerarsi mh, la massima manifestazione in Italia dedicata all'editoria alla lettura, alla cultura e fra le prime d'Europa. È straordinario parlare e pensare come un'iniziativa nata quasi per caso nel 1988, anno in cui viene inaugurato il primo salone, circondata allora da un certo scetticismo, sia oggi un contenitore energico, vivace di cultura che si è spinto oltre il confine, come <ride> oltre il confine, è il titolo di questa edizione che è perfettamente reso nell'immagine della locandina dove un libro scavalca il muro, anche spinato, e questo è un particolare veramente importante. E rimarca eh, l'importanza della lettura, della cultura, indispensabili. E congiuntamente a superare non solo barriere mentali e ideologiche ma anche culturali e sociali. Ma questo tema rende benissimo anche lo spirito e il significato di coloro che si apprestano a visitare questo immenso cupolone di libri, come più volte è stato definito, e oltre il confine sconvolge il parametro della tradizione per aprirsi a una nuova programmazione culturale a tutto tondo che abbiamo visto va al di là del salone stesso con una fitta, fittissima serie di incontri che fanno, come è stato già detto e messo in risalto, fanno della città di Torino e dell'Italia una grande vetrina del sapere e della cultura. E nonostante... La cultura sia soggetta giorno per giorno a cambiamenti molto veloci. Eh, ciò a cui non possiamo assolutamente rinunciare è la ricchezza, la capacità straordinaria della scrittura. Il profumo di quella carta stampata che sembra evocare, ancor prima della parola, immagini e pensieri. La lettura. Non può considerarsi un semplice svago, ma è una porta sull'universo mondo che ci consente di confrontarci con storie, culture diverse, con opinioni, esperienze lontane e vicine. Leggere un libro un buon libro eh, rende più liberi, più capaci di comprendere la realtà esterna, di valutarne criticamente le dinamiche. Leggere è una ricchezza privata, ma nel contempo un bene comune, un ossigeno per la coscienza. Fare cultura vuol dire relazionarsi, mettersi insieme e mettere insieme anche conoscere. conoscere eh, più si conosce e più si è liberi. Una libertà che nasce da un confronto continuo e costante nel tempo, da un momento di riflessione. Che serve ad ognuno di noi per ascoltarsi, per scoprirsi, per aprirsi agli altri e per crescere. Ecco, abbiamo bisogno di tanti momenti di riflessione. È stato già detto e credo che questo sia, in un mondo così veloce, quello che più dobbiamo, dobbiamo apprezzare. Nonostante eh, l'affermazione galoppante di Internet degli strumenti digitali, strumenti certamente ormai imprescindibili per la circolazione e la diffusione anche della cultura, non potranno tutti questi strumenti sostituire l'incontro con il libro, che inizia già col sapore della scelta, è bello aggirarsi dove ci sono i libri, e va oltre l'ultima pagina letta, quella sensazione di un qualcosa in più che ti rimarrà dentro per sempre. Poi la lettura ti offre... La possibilità di vivere realtà parallele alla nostra e di decodificare con maggiore consapevolezza ciò che ci circonda. Gli espositori che fanno vivere questo appuntamento sono il simbolo di una imprenditoria coraggiosa che sa difendere la propria indipendenza culturale ed economica, esplorando terreni innov innovativi, promuovendo pubblicazioni inedite o di nicchia, scoprendo e valorizzando giovani autori. Insomma, un'editoria che contrasta quotidianamente, con fermezza, determinazione, un fenomeno tanto negativo ma sempre più diffuso, ne abbiamo preso atto, in Italia si legge poco, troppo poco. Nell'era della digitalizzazione la carta stampata si trova quindi ad affrontare una sfida difficile che noi tutti siamo chiamati a contrastare perché solo la carta stampata ci offre quell'opportunità di approfondimento e lo ripeto, lo ribadisco, di riflessione di cui oggi la società ha tanto bisogno. Qualche giorno fa ho letto un articolo il cui titolo racchiude in due parole l'importanza di questo nostro appuntamento. I libri, finestre sul mondo e farmaci per l'anima. Una società più consapevole, più matura, più democratica non può prescindere da un dialogo che si alimenta soprattutto attraverso i libri. E sono certo che anche questa edizione del Salone... Eh, a cui auguro buon compleanno, saprà offrire ai tanti elettori l'opportunità di scoprire un libro, un pensiero, un'idea che poi li accompagnerà nel loro percorso di vita. Perché, come diceva Proust, ogni lettore, quando legge, legge se stesso. Grazie. Allora, nel dichiarare aperto il trentesimo salone del Libro Internazionale e Nazionale di Torino, eh, invitandovi tutti a questa nostra grande festa, ringrazio tutti per aver partecipato a questa presentazione. Buongiorno.